Salve, io sono Game Time, siamo con Frostinox e anche con Giocherellone che però sta preparando una cosa speciale perché dove siamo? Dove siamo? Siamo nella Super Vanilla. Questo ragazzo che ho conosciuto ed è molto bravo, ci ha regalato praticamente una parte del suo server perché gli abbiamo esposto il nostro progetto della Super Vanilla e lui gentilissimo ha deciso di farci ospitare la nostra vanilla nella sua vanilla. Allora, perché ci sono diversi mondi, come vedete, c'è il mondo delle ricompense, il mondo dei VIP, il mondo se voi comprate i VIP mettete tipo mettete il mio nome Game Time. Poi come vedete qua ci sono i warp, c'è il warp per entrare nel Nether, il warp per il mondo custom, per land e per il mondo normale, ma io vado nel mondo custom perché è fighissimo. Ok, dove sei il mondo custom? Ok. No, mi sa che l'hanno aggiornato, perché non ero qua. Ma io sono aspetta, vieni tu da me che c'è una bella villa davanti. Oddio, ma qua c'è una bella struttura. Non ho il permesso di tipizzarmi. Ah. Quindi come facciamo? Coordinate? Che si arriva in fretta? Dimmi che coordinate hai. Io sono... Aspetta, te lo scrivo. 1683 60. Ma non è che ho sbagliato warp io? Sono veramente in dubbio. Vedo dell'acqua lì o no? Aspetta, ma perché mi metto un sacco di comandi che non si capisce più niente? Aspetta che devo nascondere la chat. Ma dove sono spawnato? Ci provo! Sono morto. No, c'è l'acqua sotto, sono un coglione. Per favore, uccidetemi. Sono un po' alieno. E c'entro l'acqua. Ecco, vedete? Morirai. No, comunque è molto difficile la Super Vanilla. Ci sono i lotti anche qua. Ci sono tante cose che non sto a... Ah, eccomi qua, sono morto. Ah, sei morto? Ma so per dire cosa quando muori. Sì, però poi le riprendo quando ci torno nel punto di morte. Allora, vi stavo spiegando che non vi starò a far vedere tutto quello che c'è nel server perché voglio che ci giocate anche voi. E se voi ci registrate dei video, io mi farò abilitare il TP in modo da potermi tipizzare da voi per registrare assieme a voi, perché ci tengo che tutti voi abbiate la possibilità di incontrarci come promesso e anche di poter registrare con noi nella vanilla. Io non sono molto bravo a commentare le vaniglie, ma oggi mi sento di buon umore, quindi sicuramente uscirà qualcosa di speciale. Poteva dirmi, guarda. Che cazzo? No! Crollano gli alberi! È buona come cosa. Quando te tagli un albero con l'ascia, vedi l'albero che crolla, guarda. Oddio, ma io sono entrato in una magione. Che figata! Mi ricordo col server della Pandemicraft. Dai, sono assediato dagli zombie. Se arrivano gli scheletri, è finita per me. Io ho un sacco di scheletri qua. No, non ditemi che mi stanno costringendo a fare come in tutti i Minecraft. Ho capito cosa devo fare, va bene. Ok, mo ammazzo questo e mi faccio casa. Io mi sento fare le live, queste cose. Lo so, è molto figo, ci sono anche i suoni modificati. No, raga, è una figata, Ragazzi? Sì? Ragazzi? Oh, hanno aggiunto la roba diretta, degli alberi, ciao. Hanno aggiunto che te quando rompi gli alberi ti casca l'albero in fronte. Ragazzi, salutate lì e Frostinox in chat, mi raccomando. Ecco, siate bravi perché sennò non vi voglio più bene. Chi è questo? Io, ragazzi, mi sto facendo casa qua. Come vedete la Fulbright, che mi serve, non è una hack. Entra perché ti picchio. Allora. No, ma perché? Ma che vedo me? Oh, almeno io mi limito a picchiarti se trovavi... Comunque l'IP è questo, vi sta comparando adesso a schermo, anche se credo di averlo fatto comparire anche all'inizio video, ma Game Time sveglia, ti fai un edit serio e quindi ricomparirà adesso. Fra, io non riesco a prendere la bussola, aiuto. Questo è il più bel server di cui stiamo collaborando fino ad oggi. Ah, mi devo registrare. È più bello anche di FR Games, a parere mio, perché almeno qua non ti bannano per niente e cercano di creare una community affiatata e amichevole, invece su FR Games, poveri FR Games, lo so, siete un server che vi ho sempre voluto bene, però vi ho iniziato ad odiare nel momento in cui mi avete bannato per doppio account quando vi ho detto 4 volte con una sorella, ma voi non ci credete. No! Lo scheletro mi ha visto! Me ne vado! Ti ho sentito che stai a dire, quindi ovvio che... Guarda, sono furbo, vieni scheletro! E io mi manderesti le tue coordinate? Non te le posso mandare, te le posso... Sto a meno 404, 108, meno 2300... Aspetta, mandamelo, fai V e scrivimelo. Ma come V? Fai V Frostinox e scrivi le coordinate. Ma non lo vedo. Village. Non lo vedo lo scheletro, scompare. È scomparuto. E allora niente, non posso fare il mio trucco.
A meno che non mi sono spawnati in base. No, aspetta, non è che c'è una caverna qui. No, raga, vedere il mondo custom con le shaders. Al bacio. Al bacio. Ragazzi, do da mangiare del pane all'asino. Aiuto! L'asino ti ringrazia. E l'ho chiamato Elia. Cosa sta succedendo? No, aiuto, sto diverso. Morendo. Ok. Aiuto! Ah, ma è notte. Oddio, se premo G la notte diventa molto più luminescente. Vabbè. Voglio la carne, non che mi mette le mani addosso. Ma non trovo animali. Sto mondo custom è bellissimo. Piccola pecca che non ci sono gli animali e che mi fa spawnare sempre nei biomi più brutti dell'universo. Sto trovando le magioni, tante magioni. Ok, comunque ragazzi, sappiate che la mia non è un hack, ma una mod per vedere di notte. Solo che sembra quasi un hack perché con le shaders, vedete come si vede? Sembra che ci sia la nebbia, ma in realtà non è così. Ragazzi? Sì? Ciao, si può entrare nella vostra umile dimora? No, no, ma, certo, ma quale dimora? C'è un... No, se muore. Ma non possiamo anche incontrarci, Jock. Jock, mi servono due aiuti. Come si fa a vendere il prize? Ah! Come si vede? Cioè, allora, ragazzi, stiamo facendo una live sulla Super Vanilla e sta Squalo che vuole giocare nel Prison. Mi piace che ci fosse. Raga, c'ho un cuore e mezzo. Vi dico solo questo. Va bene, ho capito, vengo sul coso. Ma tu stai ancora vengando il finito qui. Ah, lì sta guardando, registrando. Ma sto soltanto morendo in questo video. Poi c'è questo momento. Ma io devo andare col Prison. Ma guardare che sia qui, giusto? Ah, qua ci sono gli alberi veri, vediamo. Che figo, funziona il plugin qui. Figata assurda. In pianeta, nello spazio più profondo, piccolo principe poeta. Allora, siccome io sono una persona intelligentissima, e me ne sono accorto soltanto negli ultimi 10 minuti. Oddio. L'unico modo che avevo era prendere i fiori, ma non ci sono fiori. Aiutatemi. Un coniglio. Bugs Bunny, vieni qui che ti mangio. Dammi vieni qua, zombie con armatura di diamante, cosa che non succede tutti i giorni. Ok, ho preso un pochino di cibo. Era pure droppata, che bello. Credo che questo cibo mi basterà per trovare un fiore o almeno un'altra pecorella. Perché è quello che mi serve, se io trovo le pecore, ho vinto perché... No, questo è uno zombie però, non è una pecora. Ho trovato un villaggio sommerso. Bravo Creeper, bravo. Oddio. No, ci sono gli affogati, me ne vado. Ne salvali, poveri. Ma c'ho due di vita, come mi toccano muoio. Ma cosa? Ma perché rompono le scatole a sti poveri helper? Non dirmi che sto tornando indietro. Sì, però prima c'era giorno. Vi prego, datemi un fiore. Uno, un fiore. Però è vero, sto durando un po' troppo stanotte. Se mi date un fiore... sarete ricompensati. Sono tornato all'inizio inizio. C'è proprio il bioma del Nether sopra. Cosa positiva perché c'erano i fiori qui. Ma cosa ci fai dei fiori? Non capito. Mi ci faccio il colore alla lana e mi ci faccio il letto. Perché finora non è il bioma di prima, un vulcano. Scusami, ma non puoi dormire, lo sai. No! Ma zippura! No! 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 Sì! Preferisco il creeper, ti giuro. C'ho il mondo addosso, aiuto. Sto facendo impazzire, c'ho lo zombino dietro. Come sto sopravvivendo lo so solo io. Io sto avendo una fame che non ti dico. Mi serve sempre di 4 ogni secondo. Perché da me non viene alba? Notolino. Ah, c'è, vedo il sole. Sì, bruciate mostri. Mi sa che in questo server farò le live ogni tanto. Credo anch'io quando ne avrò tempo e voglia. Ma no, perché so che già che tipo qualche cosa non piace tanto, quindi faccio le live. No, questa secondo me è una cosa che non dico che da me piacerà tantissimo, però non è brutto. Dai, no, vi prego. Ma scusate, è pieno di funghi e fiori? Ma un fiore mi serve, una pecora o un fiore? Guardate l'altra modalità, giusto? Una cosciotta e mezzo, mi basta trovare una pecora bianca o un fiore per colorare tutti i cosi. Tu puoi farti il letto e tutto, sai che puoi fare un set home. Davvero? Sì. Allora basta che faccio il set home e mi faccio morire. Hai creato con successo una home con il nome home. Si può. E allora io indovina che hai sprecato tempo tutto il tempo. Io? No, uccidetemi. No, c'ho 20 secondi di vulnerabilità, me ne sono scordato.
Ok, vabbè, io esco un attimino. Ok, sono morto. Adesso se io faccio... Ah, ma sono già spawnato qui? Sì, sono spawnato qui, mi ha tolto tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video. Io mi sono scocciato. Ah, qua c'è la mia roba, bellissimo. Io mi sto scocciando, cercherò di fare le cose a modino e vi farò trovare nel prossimo episodio, magari più preparato. E da Game Time per il e Frostinox per il momento, bye.